Ascolta, Tom. Ho un lavoretto delicato da affidarti. Non conosco nessuno che possa farlo meglio di te. Sei un buon guidatore e hai esperienza. Beh, per farla breve, domani le auto migliori si affrontano nel circuito qui in città. E io ho scommesso su un ragazzo che era il favorito fino ad ora. L'ho un po' aiutato nella carriera. Mi piacciono le auto veloci, ho pensato che era il caso di rifargli un po' di quell'investimento. Mi capisci? E adesso Ralph viene a dirmi che è arrivato un europeo che ha un'auto che vince sicuro. Ralph se ne intende di auto, le conosce bene. Ma per il resto è un vero coglione. Non poteva dirmelo prima che scommettesse sul ragazzo. E poi che accidente ci fa qui, uno nato Dio sa dove? Queste sono corse americane. Io e il consigliere stavamo pensando che cosa fare, perché molti dei ragazzi hanno scommesso come me. E certo non sarebbero felici di perdere i loro soldi. E che figure ci farei io? Da vecchio scimunito, Tommy, non lo posso permettere. Io e il consigliere stavamo pensando che fare. Se gli succedesse qualcosa, non mi piacerebbe, non sarebbe sportivo. E non mi godrei la vittoria. Così Ralph mi ha detto che conosce un sorvegliante al garage dell'autodromo. Stanotte andrai lì e porterai l'automobile di quell'europeo a un meccanico. Uno che sa il fatto suo con queste macchine. Ci darà un'occhiata e una sistematina. Non appena ha finito il lavoro, te riporti indietro. È importante che l'auto torni al suo posto prima che qualcuno se ne accorga. E che non ti salti in mente di fare incidenti o farti beccare dagli sbirri. Ci siamo capiti? Sì, capo. Se ci riesci, ovviamente, ti beccherai una parte della vincita. Ora va. Ralph ti fornirà i dettagli. Ciao ragazzi, qui è Sadit97 e benvenuti in questo walkthrough di Mafia, The City of Lost Haven. Tom, il tempo stringe, non è il momento di parlare. Allora ragazzi, come avete ben sentito, dobbiamo prendere quell'auto e portarla da un'altra parte. Non ora, Tom, sono occupato. Va benissimo, allora, io direi subito di parlare con Ralph. Ah, mo si deve vedere già meglio. Perfetto, già va meglio. E vediamo Ralph cosa ci dirà. Ragazzi, allora devo eliminare questa macchina. Questa la elimino perché non mi piace. Ora vi spiego il perché. Sentiamo Ralph che dice oh. Vediamo che ci dirà. Ciao Ralph, sai qualcosa del lavoro di stanotte? Certo Tommy, devi andare all'autodromo e recuperare quell'automobile. Lì lavora il mio amico Bobby. Vai sul retro e lungo la strada trovi la guardiola. Di a Bobby che ti mando io. E lui ti porterà la macchina. Siamo già d'accordo. E poi? Devi portarla al garage del mio amico Luca Bertoni. Sta a Newark, sotto il Giuliano Bridge. Le darà un'occhiata e una sistematina. Poi riportala indietro. Sembrerebbe uno scherzo. Ma devi finire entro l'una e un quarto, quando cambia la guardia. Nessuno deve sapere che la macchina è stata spostata durante la notte. Non deve esserci nemmeno un graffio sopra. E cerca di non farti beccare dagli sbirri. E come ci arrivo? Certo che il suo balbettare è qualcosa di incredibile, ragazzi. Ragazzi, volevo un attimo sottolineare una cosa. Questa è la missione più impossibile di tutto il gioco. Ma ve lo dico. È arrivato qualcosa di nuovo. Rubarne una non è niente di che. Sta a vedere. Basta infilare un pezzo di cavo qui dentro, girare un po' e una volta dentro collegare questi due cavi. Bene, non dovrebbe essere un problema. Grazie, Ralphie. E non risparmiare benzina, Tom. Allora ragazzi, come vi stavo dicendo, aspettate, ne approfitto. Ehi, oh. Oh. Yeah. Perché ragazzi, voglio eliminare quella macchina. Come vi stavo per dire,
Allora, eliminiamo questa, quella marrone e pure quello rosso, che dite? No, dai, guidiamola, vai, perché ve la devo far vedere, almeno questa. Perché l'altra volta non vi ho fatto vedere. Perché vedete, ragazzi, qua arriveranno molti, ma molti veicoli, ve lo dico. Quindi perciò, io direi. E ragazzi, vi volevo dire questo. Ora inizia una delle missioni veramente molto, ma molto complicate, eh. Una delle missioni. No, mo adesso devo tenere il braccio un po' qui, eh. Il fatto è che voi non ci crederete mai, ma un vaso con i fiori vicino. Cioè, da posso dirvi, un vaso con i fiori che mi copre leggermente la visuale. Dovrei togliere questo vaso con i fiori, eh. Però non è male. Raga, questa, ve lo ripeto, è una delle missioni più difficili, ah, cazzo, veramente. Ma solo pensiero che la devo rifare. Mamma mia, manghi i cani. Direi di correre subito, velocissima. Ma a parte che in questa missione gli sbirri non ci sono. Tanto io so già dove dobbiamo andare. Vediamo di non sbandare però. Allora, ragazzi, ovviamente qua stiamo facendo un piccolo giro di provetta. Piccolo giro, piccolo giro. Non dobbiamo perdere nemmeno tempo, ragazzi. Vabbè, va niente. Cazzo suoni. Ma perché io sbaglio sempre i tasti, ragazzi. È una cosa incredibile. Abituato. Ragazzi, comunque, che vi stavo dicendo? Mo' mi vedrete un po' parlare poco in questa missione. Perché, come posso dirvi, è una di quelle missioni veramente, ma molto toste. Fa un rumore della macchina veramente strano, va. Ragazzi, ultimamente stiamo un po' pensando al sushi, sapete? Al cosiddetto sushi bar, eh? Però a me non è che mi piace l'idea di mangiare pesce crudo. A me una cosa che mi interessa è che noi italiani sappiamo riconoscere sempre il nostro sushi. Prossima a destra, ok. Ragazzi, ve l'ho detto, ma questa missione sarà solo di macchina, perché non vi voglio dire cosa ci sarà dopo, eh. Però guardate, già che sono arrivato qua, oh, che volete? È stato bello, sì. Bello, sì. Madonna, io sbaglio sempre i tasti perché mi confondo col. Va benissimo. Dobbiamo girare alla prossima. Beh, vabbè, ho sbagliato. Ho sbagliato io. Però ragazzi, però se ce la faccio va benissimo. Però ragazzi, dopo che ve l'ho portato io sul canale, penso che ci giocherò, eh. Ogni tanto ci giocherò perché, raga, ma no, non, ma dico io, sti italiano di merda. Questi giochi così non li fanno più al giorno d'oggi, eh. Non li fanno mai e poi mai. Io facevo sempre sta strada, ragazzi. Come posso dirvi? No, giochi del genere non li vedremo mai più, ragazzi. Cioè, del tipo mafia, eh? Perché mafia, come posso dirvi, ha la storia. Cioè, è un gioco che ha fatto storia, ragazzi. Ragazzi, è qui, eh? Non mi dico ho sbagliato strada che mi incazzo, eh? No, ma non credo. Ragazzi, nel prossimo video, anzi no, a brevissimo, ci prendiamo a quello e stoppo un attimo il video perché voglio aggiustare un attimo la telecamera. Vedete? Lost Haven Wrecking Circuit. Che sta a significare, o un inglese che fa cagare, che era l'autodromo di Lost Haven. Raga. Mo, indovinate cosa stavo dicendo? No, non indovinate. Ehi. Dai, muoviti, che non abbiamo tempo. Salve, devi essere l'amico di Ralph. Esatto. Andiamo con la tua auto. Certamente. Però vedi, non ti buggò. Dai.
Dai, mo vi dico, non abbiamo molto tempo. Ok, ragazzi, dobbiamo andare solo dritto. Mio Dio, raga. Io, Eug, questa missione se la ricorda benissimo, Eug. Mamma mia, raga, non ci voglio pensare che la devo rifare. Non è per colpa vostra, ragazzi, tecnicamente è per colpa mia. Perché io dovevo pensarci prima. Non è colpa vostra, è colpa mia, anzi. Capite qual è la rottura di cazzo? Oddio, è tutto pronto. Dai, scende. Ok. Ok, ci siamo, amico. Su, non abbiamo molto tempo. Arrivo. Dai, muoviti. Dai, che non c'è nessuno. Questo è Ugo, ragazzi. Guarda che gioiellino. Ok, è questa. Sì, ma stai all'occhio. Non devi farci nemmeno un graffio. E cerca di evitare gli sbirri, questo gioiellino è facilmente riconoscibile. Capito. Tra circa mezz'ora arriva l'altro guardiano, perciò devi tornare per tempo, amico. E fai attenzione, questa va veloce. Forse è la macchina più veloce del mondo, chi lo sa? Certo, Bobby, nessun problema. Farò tutto nel giro di mezz'ora. Dai, muoviamoci. Io direi di muoverci. Dai. Oh, raga, avete visto com'è? Allora, ragazzi, mo tengo un braccio leggermente qui. Mo arriva il tosto. Correre. Oddio, non sbandare, non sbandare. Non sbandare. Eccomi tra un po'. Dai, dai. Incominciamo su. Mo stavo un attimo pensando, ma che zona dovrei prendere? Non posso ritornare a farlo da capo perché sennò faccio un giro enorme. Oh no 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 no! No! Dove vado? Raga, mo arriva il difficile, cazzo. No, e allora no, devo mettere il limitatore, ma no, non è possibile. Troppi danni, grazie! Veramente, troppi danni, ma già mette nome. No, F5, raga, non mi interessa. No, ma non è possibile, raga, scusatemi, no. Io se devo guidare bene, Non è che devo sbandare! E grazie, grazie che mi dite fai mafia, porta mafia. Ma a parte che io prima o poi ve lo dovevo fare. Vai, F5, non mi interessa. Ma guardate quel coso, no. Però così non mi muoverò mai. L'unica soluzione è così. Gira. Ok, raga, sto premendo ogni tanto F5, ragazzi. Minchia, minchia! Ok, vediamo un po'. Di qua, vai, vai. Vai, 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 vai. Vabbè, a parte che la polizia, raga, ve l'ho detto già, non c'è. No! Dio mio, Dio! Raga, faccio un bel taglio e ci rivediamo qua. Bene ragazzi, eccomi qua, scusate ma ho voluto tagliare un po' di strada. Ho tagliato solo quella a destra e quella a sinistra. Minchia, facciamo attenzione, no? Occhio che giriamo qua, ragazzi. Vai, vai, vai. Bravissimo.
Ma raga, ve l'ho detto, no? Da qua in poi inizia una delle missioni difficili. Fermati no poco. Non l'ho fatta apposta. Non l'ho fatta apposta, ragazzi. Commentate con un bell'hashtag guidatore prudente. Ok, dai, dai. Benissimo. Vai. Raga, ho voluto abbassare anche un po' la musica perché sennò va a finire che mi segnala. Mi segnalava col copyright. Mi segnalava col copyright, Cristo cazzo. Incidente! Ragazzi, ripetete con me. Incidente del cazzo! Incidente del cazzo! Va bene? Un incidente stradale stupido ho fatto! Ma vaffanculo, va! Guardate qua! Ma guardate qua! Guardate qua! Mi dite come cazzo ho fatto! Mi dite come cazzo ho fatto, per favore! Ragazzi, eccomi qua, scusate un attimo. Dai, andiamo. Vai, vai. Via, fa attenzione, Tommy. Via. Allora, vai. Vai. Mio Dio. Dai, sta faccia di cazzo. Vai, muoviti. Vai, vai, vai. Dai, che dobbiamo prendere Giuliano Bridge, ragazzi. Scusate veramente se non ho ancora registrato, ma ho fatto tanti di quei fail. Mamma mia. Ah, ragazzi, vedete, qua ci sarà uno che si suicidia, qua. Che vuole suicidarsi. Dai, muoviamoci. Vai qua. Ok, perfetto. Raga, un altro trucco è questa strada qua per andare da Luca Bertone. Giro, 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 disperazione, guardate qua. Non romba. Ok, vai, vai. Vai. Dai, dai, ma mi posso mai mancare? Indovinate che stavo facendo? Sentite il rumore? Stavo per attraversare il ponte elevatoio quando ad un certo punto si è alzato e sono cascato di sotto. Non finirà mai sta missione di merda. Non finirà mai. Non finirà mai. E questa è una domanda che va alla riscossa, ragazzi. Eug, per 5 minuti potresti non essere Eug 90 per 5 minuti! Vediamo di finirla veloce, veloce, dai, che mi sono rotto. Ora ne pago le conseguenze. Ne pago le conseguenze, sì, perché adesso sapete cosa sta facendo Eug? Adesso si divertirà un sacco a vedermi soffrire. Lui già ha sofferto lui, ha sofferto già lui, adesso tocca a me soffrire, ragazzi. Avete capito qual è la cosa che dà fastidio? Ah? Che dico, voi dite che Eug 90 a me mi vuole bene, no? Lui è il mio gufo, ti piacerebbe, vero? Non mi interessa, a me interessa finire questa missione del cazzo subito. Madonna, 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 madonna. Già acchiappato pure quello che gira. Levati ma non so cazzo. Avevo fermato un attimo il veicolo, ragazzi. Allora, dai, muoviamoci. Ok, dai. Dai, muoviamoci. Giriamo qua. Vai, 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 Tommy, vai. Dai, forza. Muoviamoci. Minchia! Mi
Muoviamoci. Mi ha fatto salire l'esaurimento nervoso, sta missione di merda. Levati, va, Nanzi, va. Guido come un maniaco, li butto sotto pure, grazie. Dai, levati, va, Nanzi. Madonna mia, Madonna, che nervi, che nervi. Non mi dire che sono altre volte il ponte elevatoio che mi incazzo, ah. Se mai chi ne sanno levare, non so cazzo. Minchia, per poco l'ho scansato, meno male, meno male. Ok, ragazzi, non c'è la nave. È una cosa che non c'era nell'altro mafia, perché il mafia su console non c'era questo, ragazzi. Non c'era la nave. Per poco. Oh, abbiamo e decelerò. Minchia. Ragazzi, ricordatevi The Last of Us, uno dei giochi più belli. Penso proprio che dopo Mafia, ragazzi, continueremo con The Last of Us. Dopo Mafia, penso che dopo questo verrà The Last of Us. Ditemi sotto giù nei commenti cosa ne pensate. Per poco non facevo un fail, eh? L'idea di giocare a The Last of Us è bella. Voi che dite? Ragazzi, qua sta quello che si vuole buttare di sotto. Qua su PC e su Xbox non c'era questa scena. Ah, ve l'ho fatto pure vedere col dito, eh? Che fa? Decelera, grazie, possibilmente. Ora ci tocca fare una bella manovra. Minchia! No! Ma non ce l'ho già creata! Ma vaffanculo, sta missione di merda! Ti prego, dimmi il tuo nome, come ti chiami, Eug? Così posso darti in pasta gli squali per questo! Ah, io voglio vedere se la finiamo una volta per tutte con questa cazzo di missione, ragazzi. Dai, riprendiamo. Non rompete i coglioni, ma. Ragazzi, il garage di Luca Bertone è qui. Scusate se non parlo leggermente ad alta voce, però. Ok, perfetto. Nel frattempo voi godetevi la scena. E mi alzo un attimo. Ehi, hey, vieni da parte del signor Salieri, giusto? Sono Luca Bertone. Io sono Tom. Dicono che tu sai mettere la museruola a questa bestia. Credo di sì. Beh, è meglio che ti dai da fare, abbiamo solo 27 minuti. Non è molto. Ma vediamo che si può fare. Puoi farti un giro. Procede. Ho appena finito, puoi andare. Ma ti conviene sbrigarti? Non funziona più bene come quando sei arrivato. Grazie, il signor Salieri apprezza il tuo lavoro. Certo, mandagli i miei saluti. Se dovesse aver bisogno di qualcos'altro, sono a disposizione. Ho puntato sul suo stesso pilota. E non è male. Allora, ragazzi, come avete visto, lui, questa persona è Luca Bertone. Non è male, ragazzi. Scusate se parlo un po' sottovoce, però, come posso dirvi, sto registrando in un orario un po' brutto. Come posso dirvi, è il giorno dopo che ho registrato la prima parte dell'episodio. Vabbè, ragazzi, ritorno una cazzata, quindi. Ragazzi, mi sono. Dormendomi, dopo che mi sono fatto una bella dormita, mi è venuto un pensiero dicendomi: dopo Mafia, quale serie porterò? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Forse
e lo ripeto, continueremo con The Last of Us, oppure continueremo con Santo Dio. Con Santo Dio, ragazzi. Non lo so, raga, non lo so, perché voglio vedere bene cosa voglio fare. Perché a parte che, ragazzi, a me sinceramente interrompere le serie mi rompe il cazzo, eh? Ma raga, non è, lo so che non è colpa vostra, perché già qualcuno mi ha detto che forse Jack Dexter non è che me lo seguiva. Però almeno Assassin's Creed mi state un po' deludendo, ragazzi, per Assassin's Creed, e quello è fatto. Cioè, cazzo, Assassin's Creed è un giocone. Non mi fate interrompere questo, ragazzi, perché veramente, Assassin's Creed se lo merita. Capitemi? Perché a me la cosa che mi dà fastidio è il fatto che devo staccare e poi incominciare una nuova serie. Cioè, raga, mo che ho iniziato il cazzo, allora faccio un taglio e ci rivediamo qua. Rieccomi, scusate, mi ho saltato un pezzettino di strada, non fa niente. Ragazzi, mi stavo facendo il ragionamento delle serie. Però, ragazzi, allora lo so che non è colpa vostra. Perché, ragazzi, vedo perché. Perché pure per Modern Warfare, per Jack e Dexter, c'è stato, come posso dire, un disinteresse. Perché non, è come se la serie non vi piaceva. Però, ragazzi, allora io che sto portando Mafia, a me mi piace perché, sinceramente, è un giocone. Questo non lo metto in dubbio. Ma quando voi mi chiedete, porta, che ne so, altri giochi, però ragazzi, li dovete seguire, cazzo. Il mio ragionamento è questo. Vabbè, lo so che le visualizzazioni, a me non mi interessa, ragazzi, sincero. A me le visualizzazioni non mi interessano. Non mi interessano del semplice fatto perché, come posso dirvi, sono un tipo che ama, come posso dirvi, soltanto intrattenere le persone, perché anche se voi lo lasciate il mi piace o non, come posso farvi l'esempio nell'ultimo video di Assassin's Creed, che nessuno l'ha visto, che soltanto pochi ha fatto le visualizzazioni. Però, come posso dire, metto F5, tanto qua siamo quasi arrivati. Cioè, come posso dirvi, è come dire che ognuno vuole vedere altri giochi, ragazzi. Ma allora, se voi mi dite porta, che ne so, Jack and Dexter Trilogy, ragazzi, io apprezzo tanto questo gesto. Però è lo stesso discorso per Crash. Diciamo che Crash mi ha portato, come posso dirvi, anche un pubblico un po' più diverso, come posso dirvi. A me personalmente, ragazzi, vi ho portato Mafia perché ci tenevo a questo gioco, eh. A parte che io poi prima o poi ve lo dovevo portare. Però su PC Eugo mi ha fatto notare che su PC era meglio. Capite quello che voglio dire io qual è? Però, ragazzi, The Last of Us almeno lo dovete seguire, eh? The Last of Us e Assassin's Creed. Perché io al massimo vorrei portare due serie, eh? Non è che voglio portare due, tre, quattro serie. Voi vedete che c'è anche, come posso dirvi, Xenoverse 2, ma Xenoverse 2 è a parte, capite? Eccoci qua. Liscio come l'olio. Benissimo. Ce l'hai fatta, amico, e l'automobile non ha neanche un graffio. Grazie, Bobby. Era davvero la macchina più veloce del mondo. Sicuro, è una fortuna che tu ci sia riuscito. Ho scommesso anch'io sull'auto del Don. Pare che l'abbiano fatto in molti. Ci ho scommesso io e tutti quelli del vicinato. Beh, immagino che conti anche il pilota. Certo, beh, non ti trattengo. Buonanotte. Notte, Bobby, e grazie per l'aiuto. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Torniamo da Salieri. Vabbè, potrei anche stoppare, però vorrei più parlare con voi, eh. Aspettate che mo facciamo una bella retromarcia. Non capisco perché le luci di sta macchina. Ah, perciò le luci non si accendono, guardate. Se si sono rotte. Simpaticissima proprio. E ragazzi, niente, io ci tenevo a dirvi alcune di queste cosette, sinceramente. E poi, non lo so, ragazzi, devo un po' vedere. Qualcuno mi ha chiesto Splinter Cell Chaos Theory. Ragazzi, Splinter Cell ve lo potrei anche portare, però il problema è che dura veramente.
Cioè, alcune missioni di Splinter Cell, come posso dirvi, durano proprio molto. Cioè, durano molto, molto tempo. Splinter Cell, io guardo i let's play di Eug, ma per fare una puntata di Splinter Cell ci vogliono 43 minuti. Capite? E io sinceramente dai 20 minuti in poi già mi scoccio. A parte perché non è che non sono io che voglio registrare. E che poi la gente si scoccia a vedere a un certo punto a vedere i video, capitemi? Comunque, non lo so, però mi piace perché mi colpisce proprio la tematica di Splinter Cell. Ok, ragazzi. Ok, aspettate un attimo che stoppo un attimo. Ora ragazzi, voi mi chiederete perché stoppo sempre, perché ragazzi io registro tramite videocamera, capitemi? Perché sennò lo spazio... Ok, e ragazzi, la prossima missione che faremo, la gara. Attenzione veramente, raga, vabbè, vabbè ve lo dico. In poche parole, ragazzi, non vi dico la storia della gara, però vi dico che domani mattina dovremo fare una gara. Ma la considero... Giro di qua, ragazzi. La considero una delle missioni più difficili di tutta Mafia. Questa missione è una delle più difficili per me. Sarà questa, un'altra e poi il finale di Mafia. Sono le missioni più difficili. Ragazzi, e poi che altro posso aggiungere? Crash Bandicoot non è che l'ho finito per disperazione, diciamo che l'ho finito per lo più perché era un gioco platform. Ma voi vi chiederete perché ho iniziato Mafia? Del semplice motivo, ragazzi, perché Mafia, a parte che del 2002, io avevo iniziato con i retro game. E i retro game, voi sapete che è Crash Bandicoot. Quindi non c'è bisogno che vi faccio lo spoiler di Crash, perché oramai tutti quanti Crash lo sanno. Volevo portarvi un Uncharted, però non lo so. Aspettiamo un po', perché mi devo creare un po' il pubblico. Ovviamente il mio assistente è Ugramanta. Mi darà sempre una mano con l'editing, ragazzi. Giriamo di qua. Ve lo dico, raga, comunque alcuni videogiochi, però diciamo che almeno un Call of Duty lo vorrei portare. Non dico proprio Black Ops 3 o Infinity Warfare, ma World War 2 lo dovete seguire assolutamente, Cioè, quando lo porterò. Ma non lo so, perché ragazzi, oramai... Allora, raga, io già ve l'ho detto nel video vlog che devo stare 3 anni a Roma, quindi no... Non è che ho la bacchetta magica e posso registrare i video. E li posso portare la console qui. Ho l'opportunità, però mi scoccio, capitemi? Quindi ragazzi, mo vediamo nei giochi futuri un po' di seguirli, Perché onestamente io mi faccio il culo per portare i video, In conclusione. Quando fu quella volta che mi avevo chiesto qual era il problema... Per alcuni non era un problema e diciamo che per altri non lo era. Perché vabbè ragazzi, uno deve farsi le visualizzazioni col tempo. Però raga, capitemi. Vabbè lo so, ma non parlo da uno che mi piace. Però, guardate qua. Allora, nel garage sono presenti diverse auto. Ok, vai, chiudiamo. Oddio ragazzi. Sono gli altri. Sono tutti alla corsa, arrivi tardi. Volevo dormire un po' dopo il lavoro di ieri notte. Certo. Pronto? Sì? È appena arrivato. Certo. È per te, Tom. Sì? Tom, sono Frank. Sei stato bravo ieri. Ma abbiamo ancora bisogno di te. Vieni subito all'autodromo. Il tizio che doveva vincere la corsa si è fatto spaccare un braccio. Strana coincidenza. Comunque, la gara devi farla tu. Frank, Tom, io... manca mezz'ora alla partenza. E non ho tempo di far scuola qui da un altro. Cristo santo, Tom, c'è in ballo un sacco di grano, lo capisci questo? Sì, ok. Frank, ma... Allora ti aspetto qui al circuito tra pochi minuti. Sempre entusiasta. Forse perché non lo sono. Ok, ragazzi, aspettate un attimo, parliamo con Luigi.
Mi stavo dicendo, ragazzi, a quanto pare abbiamo avuto la notizia che questo tizio si è fatto spaccare si è fatto spaccare una mascella. Oramai sono tutti alle corse. Vabbè, ragazzi, io il video lo posso finire qua. Lasciatemi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sadit97 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, ma non c'è!